E noi ieri siamo stati a una conferenza promossa da Giampaolo Alieno, che salutiamo, ciao Giampaolo, e praticamente abbiamo parlato di Black Goo, anzi hanno parlato i relatori, noi abbiamo ascoltato, abbiamo parlato di Black Goo, abbiamo parlato di transumanesimo e veramente c'è stata un parterre di ospiti, come direbbe il nostro amico Sì, Andrea Fragasso, una che kermesse. salutiamo, una kermesse di ospiti eccezionali. Tra questi c'era Emiliano Babilonia. Emiliano, ci sei? Eccolo Sì, sono qui. qui. Allora, Emiliano Babilonia, ricercatore indipendente, autore di un blog che si chiama Vittime del controllo neurale satellitare.blogspot.it, per chi volesse seguirlo, e poi c'è anche la sua pagina Emiliano Babilonia su Facebook. Allora, Emiliano, tu parli nel tuo blog, ma insomma, anche le ricerche che tu fai, ieri era tutto bardato con una cosa che leggeva le frequenze del cervello. Tu parli proprio di controllo neurale, controllo mentale, MK Ultra. Raccontaci qualcosa. Allora, ieri durante l'evento abbiamo visto che le frequenze dei 50 Hz erano fortissime all'interno della sala, ma c'eravamo anche addosso le frequenze dei 100 Hz, sicuramente brillanti ai reattori, ai trasformatori oppure ai trimmer delle luci che stavano all'interno del teatro. Però abbiamo riscontrato che c'erano molte variazioni di frequenze anche nel nostro corpo, nel nostro cervello, perché molte persone hanno riscontrato che sentivano molto caldo, ma all'improvviso avevano freddo. Infatti È non vero. abbiamo capito per quale motivo succedeva questa cosa. Infatti c'erano delle persone che mi si avvicinavano e dicevano: "Ma io sto scoppiando di caldo", e dopo qualche minuto venivano da me e mi dicevano che avevano proprio freddo, tremavano, e non è che li può dire a queste persone che potevano essere irradiate da qualche frequenza particolare o da Certo. qualche manipolazione mentale. Oppure manipolazione delle frequenze fisiologiche, più che altro. Però abbiamo riscontrato che abbiamo avuto un'anomalia all'inizio, come se avevano boicottato qualcosa, perché il mixer Esatto, principale della esatto. sala all'improvviso si è rotto. Cioè, come hanno preso il primo ospite, ha preso il primo microfono, abbiamo avuto questa anomalia, Sì. cioè dei gravi disturbi sul mixer, addirittura rumori di sottofondo sembra creati da frequenze messe all'interno del mixer oppure sparate attraverso qualche tecnologia. Ma la cosa strana è stata pure che due computer su quattro hanno incominciato ad avere dei grossi problemi, cioè andavano in tilt, non riuscivano a connetterli con i proiettori. Però, siccome eravamo andati talmente attrezzati, quattro computer, Certo. avevamo due mix, tutto, Eravate detto, preparati la strana. all'evenienza che potesse succedere una cosa del genere? Eravamo preparati, sì, perché pensavamo che potevano boicottare l'evento, ma invece poi cioè è riuscito benissimo, c'erano molte persone, siamo riusciti a fare parecchie interviste inedite che poi pubblicherò sia sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia, oppure su Emiliano Babilonia, che è il secondo canale di YouTube, perché sto cercando anche di pubblicare le interviste, quelle in esclusiva, sulla mia radio web, una piccola radio web che avevo creato solo per mettere le testimonianze delle vittime Sì, del controllo mentale, certo. che si chiama Emiliano Babilonia Spreaker. Però questa era stata creata più che altro per far capire alle persone che vengono immesse in questo mondo di controllo mentale, di manipolazioni, uditori di voce, elettrosensibili, che non sono soli, che ci sono anche altre persone che subiscono questi attacchi, queste manipolazioni, oppure che hanno queste patologie e che possono essere praticamente aiutate anche con una parola di conforto, perché Certo. già una parola di conforto ti cambia una frequenza, cioè ti dà un po' di felicità, ti dà un po' di sollievo nel Certo. sentire che altre persone subiscono queste cose e che le persone non sono pazze o malate No, poi tra mentali. l'altro noi, poi passo la parola a Simone, noi tra l'altro siamo fatti d'acqua e quindi sappiamo che alcune vibrazioni, anche l'acqua, la modificano, la cristallizzano in maniera differente, quindi quello che diciamo, le parole, oltre che il pensiero crea, sono fondamentali anche per queste L'esperimento di dinamiche. Masaremoto ha Sì. dimostrato proprio questo. Se non sbaglio, ieri non abbiamo fatto una piccola analisi con l'antennina Sì, insieme? io stavo lì vicino a te al mixer, sì.
abbiamo visto visto che cosa succede al nostro corpo quando tocchi quell'antenna che rileva praticamente le frequenze, come amplificano tutte le frequenze di interazione attraverso i nostri centri nervosi, attraverso il nostro corpo, perché il nostro corpo purtroppo è un'antenna, chi rileva queste frequenze praticamente rimangono assimilate sul corpo, ha dei gravissimi disturbi, delle gravissime manipolazioni. Invece tante altre persone che non sono sensibili a queste frequenze è come se non sentono niente, cioè, come quando c'è stato il terremoto, molte persone dopo la scossa del terremoto hanno cominciato ad avere disturbi, malesseri, vibrazioni sulle gambe, pure quella è stata un'altra cosa molto anomala. Certo. E tanti altri non sentivano niente, cioè come se non era successo niente. E questo da cosa dipende, Emiliano? Ma noi abbiamo pensato che alcuni tipi di frequenze bloccano determinate patologie, perché creare Manchurian Candidate, oppure creare una persona che è radiopilotata o radioipnotizzata o radionarcotizzata, fa sì che la perdita della destabilizzazione del sonno durante la notte può essere sfruttata per il giorno, per far sì che la persona entri in uno stato ipnotico, sia controllabile, quindi di narcolessia, sia controllabile molto più facilmente. Certo. Senti, ci puoi spiegare pure con Paro Venturi, abbiamo parlato di questa cosa, faremo anche con lui un'intervista e parleremo sempre di queste argomentazioni. Allora, senti, io volevo che ci spiegassi, prima però sentiamo una canzone, che ci spiegassi il proprio questo effetto Manchurian, che cos'è, soprattutto per i nostri ascoltatori che magari non ancora non l'hanno magari approfondito questo tema. Allora, Emiliano, abbiamo detto l'effetto, il progetto, come lo possiamo chiamare? Il progetto Manchurian? Allora, lo possiamo definire in questo modo. Nel mio caso e dalle esperienze delle mie ricerche e delle mie interviste, sembra che qualcuno voglia attestare una tecnologia che crei la narcolessia indotta e che faccia perdere la memoria temporanea. Facendo sì, noi viviamo in uno stato di dormiveglia oppure uno stato di sonnambulismo, e sembra che durante questo stato di sonnambulismo le persone all'interno di casa, mentre stanno in macchina, mentre stanno per strada, fanno delle azioni che poi non si ricordano. Addirittura abbiamo delle persone che mi hanno contattato che dicevano che dentro casa gli sparivano delle cose, cioè non si ricordavano dove mettevano le chiavi, non si ricordavano dove mettevano i cellulari, non si ricordavano addirittura dove mettevano i propri vestiti, e pensavano che qualcuno entrava dentro casa e gli rubava queste cose oppure gli faceva sparire. Invece noi abbiamo dato un consiglio a una persona di mettere una telecamera nascosta, perché ovviamente noi ci aveva contattato il marito di questa persona, certo, e noi abbiamo detto metti una telecamera nascosta e vedi che cosa succede durante il giorno, perché lui aveva riscontrato che all'interno del secchio, cioè dell'immondizia, trovava le cose che la moglie aveva comprato, cioè comprava un vestito, comprava qualcosa, se lo ritrovava dentro il secchio. Allora che cosa è successo? Per lui, quando ha rivisto le registrazioni, mi ha immediatamente ricontattato e mi ha detto: è mia moglie che butta queste cose nel secchio, ma non si ricorda di averlo fatto, cioè come se perde la memoria temporale, non riesce a capire quello che sta facendo. A questo punto ovviamente ho cercato di tranquillizzare questa persona, che ho detto: scusa, ma tua moglie prende dei farmaci particolari, prende qualcosa di particolare che crea magari una sorta di ipnosi, una sorta di blocco cerebrale, una sorta di amnesia temporale? Dice sì, prende dei farmaci, dice, però questi farmaci sono per dormire e li prende la sera, cioè durante la notte. Certo. Fatalità, abbiamo visto che questo risveglio avveniva intorno alle 3, dalle 3 alle 5. È come se questa persona si alzava, non si accorgeva di fare questo gesto, prendeva questi suoi oggetti e li gettava nel secchio. Allora abbiamo detto, ma se questa tecnologia potrebbe essere una tecnologia di controllo e di manipolazione mentale, e invece di farti buttare un oggetto all'interno del secchio, ti fa prendere un coltello da cucina, oppure una pistola, e ti fa infierire su persone inermi, sui propri cari, allora abbiamo capito che il riscontro di questa tecnologia potrebbe creare proprio
persone radiopilotate, killer radiopilotati, come anche è successa la cosa anomala quando successe di Kennedy, se non sbaglio, Siran, sì, il presunto attentatore di Kennedy, dice che non si ricordava quello che era avvenuto una settimana prima dell'accaduto dell'assassino di Kennedy. Certo. E dice che addirittura è come se è stata tolta la sua memoria, come se una parte della sua vita, cioè quella settimana prima dell'attentato, non si ricordasse nulla di quello che aveva fatto. E lui si ricorda solamente un avvenimento: era entrato in un bar, aveva preso un cocktail e da quel giorno non si ricordava più niente. Addirittura dei scienziati, ricercatori o psicologi l'hanno interrogato, hanno provato a fare interrogatori sotto ipnosi. Sembra proprio che quella settimana lui, certo, non ha più ricordi, come se non ha mai vissuto quella settimana. Tra l'altro non è nuovo anche nei casi di cronaca, senza insomma che adesso citiamo, no? Che queste persone ci dicono: io o sentivo le voci nel cervello, una voce che mi diceva di farlo, o addirittura non si ricordano proprio di aver fatto... di aver fatto niente, non si perdono, magari la mamma che è andata a portare l'altro figlio allo scuolabus, poi torna e quello un po' più grande è morto e lei non si ricorda niente. Sì, ma vai Emiliano, vai. No, ve lo stavo dicendo proprio adesso questa cosa, però lo volevo dire in un altro modo, perché purtroppo molte, sì, persone che ci ascoltano potrebbero entrare in suggestione, certo, e avere veramente paura, dei traumi, oppure paura di questi avvenimenti. Certo. Purtroppo ultimamente io sto vedendo tramite le cronache italiane ma anche estere che persone, cioè bravissime persone che non hanno fatto mai niente nella loro vita, incensurati, all'improvviso fanno proprio queste cose, si prendono il coltello da cucina, certo, uccidono tutta la famiglia e dopo addirittura chiamano il 112 e poi il 113 dicono: ah, ho ammazzato tutta la mia famiglia, certo, ma per quale motivo l'ho fatto? Ma non lo so perché l'ho fatto. Oppure quell'altro, una voce mi ha detto di uccidere mio padre, quelli, sì, hanno ammazzato il padre, quell'altro in chiesa in Alto Italia che si è strappato gli occhi, sì, ci sono anche papà o mamme che comunque hanno lasciato i bambini in macchina completamente, magari insomma adesso non voglio analizzare caso per caso, però che hanno completamente dimenticato di avere dietro il bambino piccolo. No, è proprio così, ma infatti è questa la cosa che ci mette veramente, cioè che ci fa riflettere. Se lo riescono a fare a persone inermi che lasciano i propri figli in macchina sotto al sole, pensa che cosa potrebbero fare, certo, a qualcuno che magari come religione ha proprio di creare stragi oppure di, certo, di diventare un kamikaze, gli mette all'interno del cervello una voce che gli dice: sono il tuo Dio, fai, certo, questa cosa, certo, Dio te lo dice. Cioè, lo sai che cosa succederebbe in Italia e in tutte le parti del mondo? Creeremo dei zombie kamikaze che andranno per strada ad esplodersi, certo, tutti i luoghi più fragili, dappertutto. Sì. Tra l'altro, Emiliano, io ho visto un documentario americano diverso tempo fa, quindi non mi ricordo bene chi era chi parlava, insomma. E spiegava che c'erano degli esperimenti negli Stati Uniti con dei soldati, diciamo una sorta di elite, dove praticamente questi soldati è come se venissero svuotati, riempiti con nuove informazioni, e magari, che ne so, li mandavano a fare una missione di una settimana, poi tornavano e questi non sapevano neanche quello che avevano fatto, dove erano stati, cosa avevano fatto, non avevano proprio memoria di quello che avevano fatto, però avevano agito, certo, in un certo senso. E lui ricollegava tutti questi studi e questa tecnologia a una base segreta degli Stati Uniti, che è la base di Dulce, non so se l'hai mai sentita, e dove si dice, io insomma riporto quello che ho letto, dove si dice che appunto questa base sotterranea, che ci sono esperimenti fra umani e extraterrestri, vabbè, insomma, non lo so. Beh, insomma, sì, ieri abbiamo visto anche con Miles Johnston che parlava dei super soldati, sì, no? Cioè, infatti mi ha ricordato molto quello, ecco, sì, esatto, questi microimpianti, sì. Emiliano, dici. Ma infatti l'intervista che ho fatto con lui, le domande erano più mirate proprio per Mind Control, e anche dalle mie ricerche, come io avevo pensato, che utilizzino un sistema di joypad che è in grado di equalizzarsi con le frequenze cerebrali, con le frequenze neurali,
e che qualcuno a distanza sia in grado di manipolare le nostre decisioni, di manipolare addirittura le nostre capacità cerebrali, certo, interagendo direttamente nel nostro cervello. È come il film Essi vivono, sì, che ti mettevi con, certo, gli occhiali, vedevi, sì, il mondo reale, invece, sì, senza quegli occhiali eri ipnotizzato. Non so se avete notato che nel film fanno vedere che le persone vedevano la televisione e incominciavano ad avere dei fortissimi mal di testa e delle fortissime migranie. Vero. Perché l'interazione della frequenza che viene sparata all'interno del cervello, che interagisce con i campi elettromagnetici, per chi è più sensibile a determinate frequenze, l'amplificazione della patologia diventa enorme, diventa devastante. Infatti molte persone in Italia prendono in continuazione degli analgesici, sì, come si chiama? Analgesici. E perché ovviamente hanno sempre il mal di testa, certo. E abbiamo riscontrato un'altra cosa, che la fronte, cioè sopra cioè il lobo centrale praticamente, sopra la fronte, si surriscalda in modo anomalo, in modo incredibile. Io ieri avevo dei piccoli termometri che sono a infrarossi, sì, ho fatto la misurazione della parte frontale del mio cervello, diciamo, della fronte, sì, e il riscaldamento era molto elevato. Infatti mi sono dovuto levare l'elettroencefalografo per vedere se variavano queste frequenze. A un certo punto ho notato che aumentava il surriscaldamento della mia testa. Pensa che c'era una ragazza che stava vicino a me, io ho detto, senti, ho detto, non so che cosa sta succedendo, mi sento proprio i campi elettromagnetici fortissimi, certo, in testa. Ho detto, mi senti la fronte? Ma ho sentito la fronte, ero bollente. Mm. E pensa che 2 minuti prima mi avevano detto che io dovevo fare l'intervista a Mike. C'è, cioè, una, certo, modifica dei miei parametri cerebrali attraverso l'interazione di questa, certo, notizia che loro mi avevano dato. No, certo, quella è voluta. È stata proprio un'interazione anomala che io ho riscontrato attraverso determinate frequenze. Infatti ho fatto tutte le fotografie, addirittura abbiamo fatto dei video mentre si parlava all'interno della sala, mentre c'era la conferenza, perché volevo vedere dei stati emozionali, dei stati di frequenze mie neurali e delle frequenze all'interno dell'ambiente dove noi stavamo analizzando con i misuratori di campi di frequenze, che tipo di frequenze interagivano con, certo, con il mio cervello, interagivano con i centri nervosi. Chiaro. Infatti molte persone che erano venute da fuori Roma per parlare con me direttamente, quando le ho fatto vedere quell'apparecchiatura, hanno visto praticamente quello che io stavo facendo. Pensa che una signora è venuta, addirittura c'aveva una rete metallica sotto il cappello, ha detto, io vivo questa rete metallica, me la levo, fortissimi mal di testa, fortissimi. Incredibile. Discordi. Ci dicono, Salomon ci scrive in chat, ci dice, anche le bestie di Satana che hanno confessato versioni discordanti con grosse lacune nel racconto, ma poi là ci sono anche dei riti massonici dietro le bestie di Satana. Allora, io saluterei Emiliano Babilonia, lo rinviterei qui lunedì, così continuiamo a parlare perché il tempo a nostra disposizione è finito. Vuoi fare una domanda? Sì, una cosa velocissima, se vai. Conosce il documento Future Strategic Issues, Future Warfare della NASA del 2001 di Dennis M. Bushman. Non si capisce bene la domanda. Okay. Sì, volevo sapere se conosci questo documento della NASA del 2001 che si chiama Future Strategic Issues, Future Warfare, cioè argomenti, diciamo, della strategia futura e scenari di guerra futuri, che è firmato da Dennis Bushnell, che è, diciamo, il direttore scientifico del NASA Langley Research Center, dove si parla appunto di armi psicotroniche. Allora, questo documento non l'ho mai visto. Perché ovviamente l'arma psicotronica, dalle testimonianze delle varie persone, da anche la mia testimonianza, loro interagiscono attraverso frequenze di luce e sparano all'interno degli, certo, occhi, all'interno dei condotti uditivi, sia con frequenze cromatiche che con, vabbè, frequenze ultrasoniche. Poi si saranno specializzati. Sì, solo perché lì c'era il collegamento, sì, tra scie chimiche e appunto arma psicotronica, armi esotiche, armi non convenzionali. Io penso che le scie chimiche servano proprio per creare la gabbia di Faraday a livello mondiale, per, certo, far sì che queste frequenze che creano la narcolessia ipnotica possano rimanere all'interno dell'atmosfera. Certo, chiaro. Far sì che il rimbalzo delle varie frequenze che vengono sparate, sia attraverso le tecnologie satellitari, sia attraverso l'ART, sia attraverso il mouse, sia attraverso la rete elettrica, i campi magnetici del wireless, i campi magnetici delle reti telefoniche, rimangano in
in modo che la frequenza sia sempre la stessa e praticamente sempre costante, certo. Perché sennò ci sarebbero dei picchi di risveglio delle persone che potrebbero essere ipnotizzate in questi sistemi. Chiaro. E magari quando vengono pilotati per fare determinate cose, faccio un esempio, pensa se utilizzino una frequenza che è in grado di creare la dipendenza da sostanze stupefacenti. Certo. Milioni di persone in Italia che soffrono di queste patologie oppure sono tossicodipendenti verrebbero incitati attraverso queste frequenze e queste manipolazioni ad andare a acquistare altre sostanze. Certo, chiaro. Possono fare quello che vogliono, ma certo, possono fare quello che vogliono, una volta che hanno il giocattolo in mano lo usano. Allora, purtroppo il nostro tempo a disposizione con Emiliano è terminato. Emiliano, insomma, oltre a farci vedere un esperimento in televisione, lo rinvitiamo qui lunedì prossimo, così continueremo a parlare di queste sue ricerche importantissime. Interessantissime. Va bene, Emiliano? Va bene, vi saluto a tutti. Grazie, buona giornata. Ciao Emiliano. Grazie.